torniamo un attimo a questa vittoria importante di Cagliari, importante per la squadra, importante anche per te che hai raggiunto un traguardo importante, importantissimo a livello di gol segnati in carriera. Una gara, come nel primo tempo, è stata abbastanza su ritmi piuttosto lenti, poi si è un po' sviluppata più velocemente nel secondo tempo. Sì, diciamo che a livello personale è stata una giornata, penso, indimenticabile, perché ho raggiunto un traguardo importante, festeggiato da una grande vittoria come quella di Cagliari, con la squadra secondo me più forte del campionato. E dopo una sconfitta col Trapani in casa non era facile andare lì a affrontare questa partita. Però l'abbiamo affrontata col piglio giusto, come stiamo facendo dal girone di ritorno a questa parte. Niente, è stato un primo tempo un po' che le squadre un po' si studiavano, non avevamo sia noi che il Cagliari non avevamo voglia di distrarsi o di allungarci, perché avevamo paura di prendere gol. Poi secondo me la partita al secondo tempo si è un po' più aperta, magari il Cagliari si è un po' allungato perché magari voleva vincere per forza, e noi siamo stati bravi a essere compatti e a ripartire in contropiede. Ecco, raccontaci un po' questo gol, che tutto sommato è stato molto ben orchestrato, diciamo, da quella che è stata l'intuizione di Migliore, che invece di fare un cross normale ha fatto un cross molto teso, quasi un tiro che il portiere ha dovuto respingere. No, diciamo che lui sì, è stata una manovra, e la palla è andata a Catellani, e Catellani ha fatto finta di darla al Migliore, se l'è portata all'interno, poi c'è stato un mezzo rimpallo, la palla è andata a Francesco, dove ha fatto un tiro cross praticamente, perché lui mi ha detto che voleva tirare forte per vedere se succedeva qualcosa, e in effetti è successo, perché ha fatto quasi un tiro che Storari non ha trattenuto. Io già ero lì perché avevo fatto già il movimento sul cross di Francesco e mi sono trovato lì, dove non è stato un gol da mettere negli annali, però è stato un gol comunque importante, perché l'attaccante è lì per questo, bisogna trovarsi e cercare di farsi trovare pronto, e come si è fatto trovare pronto Antonio Piccolo nel secondo gol, che ha dato un'accelerata importante. E sul 2-0 diciamo che le cose erano più tranquille, anche se negli ultimi minuti abbiamo un po' sofferto. Allora, 150 gol, il gol che, a parte questo, che ti ricordi come più bello, più importante? Sì, penso, vabbè, questo è un gol che me lo ricorderò a vita, perché è stato il 150esimo, il raggiungimento di un traguardo importante. Sì, ce ne sono stati tanti belli, e diciamo che ogni squadra dove sono stato c'è sempre stato un gol molto bello. L'anno scorso quello di rovesciata col Varese quando era a Catania, e anche il gol su punizione con il Genoa a Napoli, al San Paolo, con la maglia del Napoli, il gol al San Nicola a Bari, l'anno che abbiamo vinto il campionato. A Pescara ce n'è stato un altro in rovesciata molto bello. Però penso che tra tutti questo è stato il più importante, perché sancisce comunque un traguardo importante e significativo. Dopo tutti i sacrifici fatti fino adesso, raggiungere un traguardo importante vuol dire che qualcosa in carriera hai fatto. Eri posto all'inizio della carriera un traguardo di gol, pensavi ci farò 100 gol, 200 gol, oppure questo poi ti aggiungo, quanti pensi, da quanto pensi di arrivare? Ma guarda, io
più che il traguardo, diciamo, per un attaccante è sempre bello ogni anno andare in doppia cifra, perché quando un attaccante va sempre in doppia cifra vuol dire che ha quelle caratteristiche e viene etichettato per quell'attaccante da doppia cifra. Ed è questo. Poi diciamo che poi col passare del tempo neanche poi ci pensi, perché non sono un calcolatore, va a vedere i gol o le presenze fatte. Se non me lo diceva Leo, che ne mancavano fino a un mesetto fa 2-3, magari non me l'ero neanche ricordato. Però eravamo agli sgoccioli dei 150, non capita tutti i giorni, allora ci tenevo a fare questo gol e non potevo festeggiarlo nella maniera più bella, fare una vittoria a Cagliari importantissima, che ci dovrebbe dare una spinta a livello morale per affrontare le prossime. E poi l'altra domanda che mi ha detto: niente, non so a quanto arriverò, perché come ben sapete non ho 20 anni, quindi spero di ancora giocare a lungo, di fare tanti gol. Finché sto bene fisicamente cercherò sempre di avere sempre una media di doppia cifra ogni volta che inizio un campionato. Pensi di essere un giocatore che arriverà cioè a fine carriera quarantenne, o appena sentirai la chiamata, per così dire, smetti e fai allenatore, procuratore, ma nel mondo del calcio? Ma guarda. Guarda, l'idea è semplice, anche perché poi tu ti accorgi di come stai fisicamente, e poi ho sentito anche i miei ex colleghi, compagni che hanno smesso e che mi hanno fatto un tipo di ragionamento, che per esempio l'altra volta quando andai a giocare a Novara all'andata parlai con Rigoni, un ex trequartista che ha giocato pure con me a Torino, ex Novara, e mi diceva: guarda Manu, io alla fine avevo 36 anni, mancava l'ultimo anno, e però ti scatta quella scintilla che dici basta, no? Però io la interpreto in una maniera diversa. Quella secondo me è una fine di una passione, cioè nel senso, io la passione ce l'ho ancora e ce l'avrò sempre, perché il calcio a me mi ha dato tanto. Sicuramente io magari farò più fatica, smetterò quando ci saranno problemi fisici, che ti alleni, ti stiri, poi riprendi, ti ristiri un'altra volta, vuol dire che poi il fisico si arrugginisce e là vuol dire che sei arrivato. E finché starò bene fisicamente mi piacerebbe continuare fino a quando a 36, 37, 38, non lo so, forse per i portieri è più semplice arrivare fino a 40 anni, e per un giocatore un po' meno. Però se tu hai fatto una carriera dove ti sei mantenuto bene fisicamente e hai fatto il professionista, puoi arrivare a lungo. Abbiamo l'esempio di Toni, che l'anno scorso aveva 39 anni e ha vinto la Scarpa d'Oro, quindi aveva fatto il capocannoniere in Serie A, quindi è un esempio importante, quindi io spero di giocare ancora a lungo. Io invece volevo chiederti, appunto, alla luce della tua esperienza più importante, se lo Spezia, secondo te, può essere una squadra con una mentalità da playoff, dove magari, dico io, penso, magari mi sbaglio, bisogna essere magari anche un po' calcolatori, perché magari uno fa come stare la partita, dipende dalla posizione in cui arrivi sullo 0-0, oppure dover vincere, non lo so. Lo Spezia ha perso sabato scorso, però adesso, dove stavamo di fare, sabato scorso c'è stato un grande colpo di coda. Se invece una, diciamo, ottica playoff, magari non bisogna essere molto calcolatori, impostare lo 0-0, oppure dover vincere per forza. Ecco, è una cosa diversa. Secondo te, questa squadra che ha fatto una lunga scia di successi importanti, come il Cagliari, che poi ha avuto questo intoppo, che ci poteva stare benissimo, con Trapani, ora ha dato questo colpo di coda, può essere sì, può avere al netto dell'organico, che è importante, la mentalità giusta per un campionato a sé, mostrando dei playoff.
Allora, per quanto riguarda noi, per quanto riguarda la mia esperienza, alla fine nelle ultime partite che rimangono, sempre nelle ultime 10 partite, più i playoff, più o meno la squadra che sta meglio fisicamente avrà la meglio alle altre. Siamo tante squadre nel giro di 2-3 punti. In questo momento noi. Cioè, se dovessimo perdere 2 partite, forse saremmo fuori dai playoff. Pensate che cosa incredibile il campionato di Serie B. Adesso ci troviamo 4 squadre a 54 punti. Io penso che bisogna pensare partita dopo partita e non fare calcoli in questo momento. Stare bene. Io penso che dal girone di ritorno questa squadra abbia una sua identità. Lo si è vista sia quando abbiamo perso a Trapani che quando abbiamo vinto a Cagliari, ma la squadra deve rimanere sempre con questo atteggiamento, con questo spirito che dal giro di ritorno ci ha portato ad ottenere questi punti. E la forza del gruppo, la gente che magari non gioca e quando viene chiamata in causa fa meglio di quella che gioca. Tante cose, per questo parlo di identità, e questa è la squadra non la deve mai perdere. Poi ci sono tante cose, ci sono gli scontri diretti, perché comunque col Cesena siamo sotto, con il Bari siamo sotto, adesso col Novara abbiamo uno scontro diretto importante perché all'andata abbiamo perso 1-0, ci sono tante cose, però ci pensiamo partita dopo partita, bisogna stare sempre sul pezzo, sempre concentrati, sempre uniti e arrivare in fondo. Ripeto, è importante molto come stai a livello atletico, perché poi le partite si possono perdere e vincere anche con degli episodi. Magari a Cagliari tutti dicono sì, abbiamo avuto un po' di fortuna, siamo stati cinici, 2 palle, 2 gol. A Trapani è successa la stessa cosa, per 70 minuti abbiamo dominato, loro hanno fatto 2 tiri in porta, hanno fatto gol. In Serie B fare pronostici è impossibile, perché il Novara doveva vincere sulla carta 3-0 la Salernitana, ma non è stato così. Anzi, forse è meglio magari affrontare questi scontri diretti che magari affrontare le squadre che si devono salvare in questo momento. Forse a me mi ha aiutato molto il fatto di essere andato via di casa molto giovane. A 13 anni da Palermo sono andato a Torino, ho fatto 7 anni a Torino, ho fatto tutto il settore giovanile dove ero praticamente da solo, senza i miei genitori, una città completamente diversa dalla mia. Da un lato perdi, però da un lato acquisisci personalità, esperienza, carattere. Stando da solo, capisci prima le cose che ti può dare la vita calcistica, anche nel mangiare, nell'alimentarsi, nell'essere professionista, andare magari piuttosto che andare preciso al campo, andare mezz'ora prima, andarti a fare magari un po' di stretching. È questo il consiglio che do a un giovane, perché più un giocatore si cura e più allunga la carriera. Se invece uno è superficiale nelle cose, si ritrova all'improvviso ad avere 30 anni che la mattina già fai fatica ad alzarti dal letto. Quindi è sempre meglio essere professionisti, anche magari non fare tardi la sera, non bere tanto, non,
fare il professionista perché siamo pagati per quello, e purtroppo la nostra carriera c'ha un termine, che è intorno ai 36-37 anni, 38 smetti, quindi non c'è, non abbiamo un lavoro che ci permette di arrivare fino a 60 anni, quindi la carriera di un calciatore è breve e devi curartela e devi gestirtela, che poi sono i consigli che magari io posso dare ai vari Gennaro, a Campora, Ciurria, Crocchianti, quelli che io metto la mia esperienza, perché loro fanno parte della mia squadra e li voglio fare crescere e non voglio fargli fare gli errori che magari all'inizio potevo commettere io, e non voglio che lo fanno loro, perché loro hanno un potenziale importante, hanno margini di crescita importanti, e si è visto come la primavera è arrivata in semifinale al Viareggio. Abbiamo un ottimo settore giovanile e giovani interessanti, ma che si devono dare, si devono curare bene, soprattutto fuori dal campo. No, ti volevo fare l'ultima domanda relativa al fatto che anche ieri il mister, quando va con la riunione con gli allenatori, ha parlato un po' degli schemi vostri, insomma, di quello che state piano piano sempre continuamente migliorando. Ovviamente lui ha detto che per qualsiasi tipo di movimento, sia difensivo che offensivo, si potrebbe far meglio. Quindi state continuando a lavorare da questo punto di vista per riuscire a mettere in pratica ancora meglio, insomma, quelli che sono i suoi dettami, no? Ma sicuramente, perché noi lavoriamo sulle cose negative, non sulle cose positive. E in questo momento magari il mister ci chiede più movimenti senza palla, più magari giocate in verticale e non sempre laterale. E stiamo cercando di avere anche, cioè noi abbiamo un'identità a livello caratteriale, di personalità e di atteggiamento. Bisogna acquisire un po' di personalità anche, cioè, nella fase tattica, nella fase offensiva, nel giocare, nel vedere prima la giocata, nel verticalizzare subito davanti. Forse magari il mister dice siamo un po' troppo lenti nel sviluppare il gioco, e questo bisogna migliorare, perché è giusto, perché questa squadra c'ha qualità e c'ha margini di miglioramento. E quindi sai, se sei terzo in classifica e non hai ancora limato queste cose positive, vuol dire che il mister sta cercando di lavorare sulle cose che ancora possiamo migliorare. Può darsi che faremo un altro step magari migliore per arrivare a essere a fine campionato, a essere perfetti, perché in fase tattica abbiamo ancora margini di miglioramento, dobbiamo giocare più a due tocchi e non portare troppo palla e muoversi di più. Questo il mister ci chiede, noi cerchiamo di farlo, perché è una cosa che ci può avere giovamenti per il futuro.